Il bus rappresenta un ottimo mezzo per scoprire questo paese dalle immense distanze. Oggi percorreremo 600 km per giungere a Yazd. La prima fermata la facciamo a Naijin, un importante centro di transito dove visitiamo la Moschea del Venerdì con le sue gallerie sotterranee, fresche durante le torride estati, e le case tradizionali nella cittadella. Restiamo colpiti dal portone con i suoi battenti, avvertivano con il loro suono il sesso del visitatore. Proseguiamo per la nobile città, come viene definita Yazd da Marco Polo nel 1272. Ci fermiamo per la notte nel tradizionale caravanserraglio Moshir con i suoi simpatici pappagalli. La città ospita una piccola comunità dei zoroastriani che vi ha trovato rifugio durante le invasioni arabe. Visitiamo il loro tempio del fuoco sacro, che pare arda ininterrottamente da 1500 anni. Poco fuori Yazd, tra due colline solitarie e spoglie, si trovano le suggestive torri del silenzio. Nel rispetto delle credenze zoroastriane sulla purezza della terra, i cadaveri non venivano sepolti, ma lasciati su queste torri per essere spolpati dagli avvoltoi. A Yazd facciamo tappa alla Moschea del Venerdì e nella cittadella entriamo nella prigione di Alessandro, una scuola dove nei sotterranei venivano imprigionati i nemici del potere. A pochi passi di distanza troviamo un panettiere che prepara il tradizionale pane persiano adottando un'antica tecnica. Nel tardo pomeriggio proseguiamo il nostro viaggio a Kerman con fermata al Zain ed-Din Caravanserai del periodo dei Safavidi. Il caravanserraglio è un edificio costituito in genere da un muro che racchiude un ampio cortile ed un porticato che veniva usato per la sosta delle carovane che attraversavano il deserto. Anche noi ci siamo fermati per un tè tradizionale e i famosi dolci iraniani. Fuori dal recinto vediamo un dromedario, l'unico esemplare che incontreremo durante l'intero circuito.